tutti, benvenuti nel primo tutorial di Più Sani Più Belli. Siamo in compagnia del truccatore Paolo Pin. Ciao, ciao Annalisa. Ciao. E questa puntata è dedicata alle sopracciglia e alle labbra. Vediamo perché. Perché Paolo, una mia amica mi ha chiesto cosa ne penso della dermopigmentazione, del trucco permanente sulle sopracciglia e sulle labbra. Cosa rispondiamo? Ma che in realtà è un po' l'ossessione di tutte in questo periodo, è molto di moda il ritocco sul tattoo estetico, come viene anche chiamato. Io dico sempre, lavorando con le celebrity e personaggi che lavorano nello showbiz, in realtà che se non fai la pop star forse il trucco permanente in realtà non è così indicato. Ha una resa fotografica e video meravigliosa, però se non è eseguito a regola d'arte, dal vivo, nella vita di tutti i giorni, quotidiana, delle persone comuni e delle donne di tutti i giorni, in realtà è un po' eccessivo, vero? Ecco. Consiglio sempre di dedicare questo appuntamento a dei tecnici veramente preparati che rispettino le norme igienico-sanitarie, che utilizzino dei pigmenti biocompatibili, quindi che sono riassorbibili, non è un intervento così definitivo. Perché tanti anni fa, in realtà fino a 10 anni fa, questo tipo di decorazione era definitiva e il pigmento tendeva a virare cambiando colore, quindi magari dopo un po' Fantastico. Ci si trovava con delle sopracciglia un po' blu e le labbra un po' arancioni. Bellissimo. Adesso il pigmento invece ha una resa superiore nella scrittura del colore ed è effettivamente molto bello. Però nella quotidianità cosa si può fare con il trucco per tutti noi? In realtà se non avete l'opportunità di farvi truccare da un super professionista o da un tecnico veramente preparato, ci sono dei piccoli e semplici accorgimenti che con dei materiali veramente recuperabili in profumeria, in farmacia o anche nella grande distribuzione. Diciamo con i trucchi che tutti abbiamo nel beauty, di ricreare lo stesso effetto. E ora vi mostriamo con Annalisa, che si presta molto. Io mi presterò per voi. Ecco. Per dimostrare esattamente come con semplicità si può avere un effetto veramente da star.